Come programmato, il presidente della regione Campania arriva nel cuore della baronia. Il piccolo borgo di San Nicola lo accoglie con manifesti di benvenuto, mentre tutta la classe politica locale è davanti il centro sociale comunale ad attenderlo. Tante le questioni delle aree interne che aspettano risposte dall'ente regionale, quelle delle grandi infrastrutture all'annosa vertenza della forestazione. Su quest'ultimo punto Stefano Caldoro ha subito precisato come siano state garantite le risorse per il comparto fino al 2020. Questa giunta, con i tanti problemi, ha affrontato e risolto un problema gravissimo che il centro-sinistra, in particolare con una cattiva amministrazione, aveva creato, di fatto licenziando tutti i forestali nel 2010. Abbiamo fatto un gran lavoro per tentare intanto di dargli una speranza per il futuro, quindi noi abbiamo una copertura ormai fino al 2020 di risorse. È chiaro, bisognerà farlo con i meccanismi europei, quindi con i progetti, le comunità montane si devono ben organizzare, devono riuscire, alcune stanno lavorando molto bene, purtroppo altre hanno grandi difficoltà, quindi bisogna avere grande voglia di lavorare in maniera moderna, garantire i livelli occupazionali e abbiamo purtroppo quello che è stata un'eredità pesantissima, cioè le 2 anni di mancata copertura della vecchia amministrazione, quindi noi abbiamo praticamente quasi 1 anno e mezzo in cui ne abbiamo recuperato qualche mese di vecchi stipendi che mano a mano dobbiamo chiaramente recuperare. Però insomma il futuro è migliore di quello che ci è stato lasciato, di fatto con una vera e propria lettera di licenziamento che ci è stata consegnata, soprattutto ai lavoratori che non meritavano questo trattamento. Però insomma con l'Europa e devo dire anche con una mano del governo, dei governi che si sono succeduti in questi anni, abbiamo affrontato i problemi, abbiamo dato coperture che non c'erano più, di fatto alla fine era stata azzerata la forestazione. Noi abbiamo sono anche puntati sulle grandi opere, le infrastrutture, qua c'è attesa per questo. Sì, sono grandi opere, c'è un'alta capacità che è un'altra cosa che abbiamo voluto noi e sbloccato noi, se ne che voi ne avete sentito parlare per tanti anni, decenni, non si faceva mai. Io dico, ma perché non si fa? Perché bisogna che qualcuno ci mette lì e ci lavora, quindi noi l'abbiamo finanziata, quindi l'alta capacità parte. Così come parte la Elioni Grottaminarda finalmente, insomma anche lì, se non era per noi, devo dire oggi anche con una mano del governo, devo ringraziare il sottosegretario Umberto del Basso De Caro, quindi non avrei motivo, io riconosco alla parte politica quando non è una questione sempre, no, di scontri, molto, è l'interesse dei cittadini, quindi quando si lavora insieme, cioè, deve essere il riconoscimento di tutti, quindi abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo sbloccato questo. E poi la regione, come sa il sindaco e come sanno i sindaci di questa zona, ha fatto un'altra cosa importante, era quella di sbloccare il parco progetti dei comuni, quindi noi, ogni comune della nostra regione e soprattutto i comuni del Avellinese, del Beneventano, delle aree interne, quelle che si è sempre detto che sono state dimenticate, avranno molte più risorse rispetto alle aree costiere, quindi a Napoli e a Caserta. E questo perché era giusto farlo e questo anche perché, devo dire, gli amministratori locali hanno dimostrato di essere bravi e quindi hanno portato bei progetti e progetti importanti per la loro comunità. Presidente, un'altra domanda. La trattativa sull'Irisbus, qual è il ruolo che può avere la Regione Campania? Ma noi abbiamo accompagnato il processo, come sapete, legato agli ammortizzatori sociali. Cioè, noi abbiamo lavorato per intanto evitare di fare i licenziamenti, quindi di dare il sostegno al reddito, perché questo ci compete, essendo, come sapete, una trattativa di un'impresa che ricade nella responsabilità del governo e non della regione, ma la regione non sta a guardare, non è che si gira dall'altro lato, quindi ha dato una mano per i primi interventi legati appunto all'emergenza, lo stato di crisi, intendiamoci, siamo pronti, lo abbiamo detto al governo, di dare tutto il supporto, il sostegno di tutte le azioni, di incentivi, di attrattività di aria, tutto quello che le regioni possono fare insieme agli enti locali per dare una mano al governo quando si individua chiaramente una realtà industriale che lì vuole riprendere una produzione. Evidente, senza l'industria, cioè senza che qualcuno lì decida di utilizzare quell'impianto è complicato fare le cose, però noi tutto il resto del contorno lo abbiamo messo e ci aspettiamo chiaramente che il governo trovi una soluzione con un'industria che secondo me può avere e ha un senso lì, anche oltre per la straordinaria professionalità dei lavoratori e soprattutto per la persistenza industriale di quella zona. La presenza del numero 1 di Palazzo Santa Lucia era attesa da tempo, già lo scorso mese di maggio, quando poi Caldoro non riuscì ad essere presente. Il confronto di quest'oggi ha dato l'opportunità ai sindaci e ai rappresentanti degli enti montani di porre sul tavolo le diverse problematiche. Per la verità, anche appartenendo all'area politica del presidente Caldoro, dobbiamo constatare che la grande crisi economica che ha trovato il presidente non ha fatto sì che
le esigenze del territorio potessero essere come dire, soddisfatte. Però naturalmente oggi con il risanamento, grazie al lavoro svolto dall'amministrazione Caldore, quindi con il risanamento che si è avuto all'interno della regione, possiamo auspicare che in quest'ultimo anno ci possano essere le condizioni per recuperare il tempo perduto.